È Seal to Silver, Seal to Silver, coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Rieccoci insieme, cari amici, di nuovo su Assassin's Creed Valhalla. Mi sono preso un po' di pausa in sti giorni, ma adesso riprendo a portarvi questo titolo che è uscito da meno di una settimana, da quel che sappiamo. Quindi, ragazzi, ora siamo molto a nord, guardate dove siamo. Ecco, qui abbiamo scoperto anche questa località con degli alberi strani che sono là in fondo. Poi capirò magari dopo a cosa serve un altare del genere o quant'altro. Vediamo se dovremmo nuotare o se riusciamo a farcela tutta. Sì, dobbiamo nuotare per raggiungere il nostro nuovo amico, che ha qualche problemino con i fratelli della donna di cui è innamorato. Quindi vediamo, ce l'hai, parla fatta. No, ora è finir questo. E vacci piano col futuro re, è l'unico rimasto a poter reclamare e la si corona. Diventa, non si nasce, finir. Vedremo cosa potrà diventare Oswald. Appunto, Oswald. Vedo che sai ancora tracciare un quadrato. Vivo in Anglia Orientale da molto tempo, ma sarò sempre un danese. Dobbiamo proprio, Eivor. La forza e il coraggio sono una benedizione, Oswald. Ti serviranno se vuoi che i danesi ti accettino come re. La vera forza sta nella risolutezza, Eivor. Una voce ferma che risuona dentro di noi. Non ho mai sentito di viscere parlanti, ma un Asha zittirebbe quella voce in un secondo. Devi essere pronto. Ma sei disarmato? Fa del tuo meglio, non preoccuparti. Riusciremo a fare di te un re. Ah! Ti ho fatto male! Vai, colpi! Continua! Non trattenere! Abbiamo anche sfondato lo scudo a pugni. Sono ancora in piedi! È dura credere. Credi che i danesi seguiranno questo rammollito? Respiro ancora! No! Mostrami che sai fare, Sassone! Ok. Mi ho rilassato un attimo. Questo passo non sarai mai re. L'Anglia non ha niente di meglio da offrire? Sì, e te lo dimostrerò! Forza, combatti! Falla finita, Ok. Ha un po' di strada da fare, il futuro. Ma tu ci hai dato una bella prova, Oswald. Sta giù, Oswald. Ora basta. Non mi arrenderò! Ti sei battuto bene. Non con grande abilità, ma con spirito e coraggio. Combatti sempre con tutte le tue forze, anche a costo di sporcarti le mani, anche a costo di infrangere le regole. Perché non ci sono regole. Non se ti lanci in battaglia a testa alta. Ecco il senso dell'onore. Affrontare la battaglia, questo è l'importante. Una rissa in riva al mare non basterà a convincere i fratelli. Oswald deve portare i risultati, riparare ingiustizie, reagire a Rued e ai suoi uomini. I razziatori dell'attacco a Beatley sono accampati sulla costa. Dobbiamo occuparcene, al più presto. Accrescerai di molto la tua reputazione. E se porterai in dono ai fratelli una parte del bottino, saranno in debito con te. È tempo di sporcare la tua lama. Allora, brucia i carri e il carco. Dove dobbiamo andare? Un po' lontano, ma forse possiamo sfruttare una delle navi. Innanzitutto fatemi vedere la mappa, ragazzi. Mondo. Sì, andiamo direttamente in barca. Una cosa che non vi ho fatto vedere è che ho potenziato anche in mantello i parabraccia e le brache, quindi adesso hanno cambiato anche aspetto.
I lingotti di nickel che servono per potenziarli, ragazzi, salgono in nave anche loro, ok? Rivendono anche i mercanti, ho scoperto. Quindi con un po' di argento vi vendete un po' di roba che non vi serve, commerciate un attimino e Nessuno si è diciamo mai che azzardato a opporsi al clan vi di Lumine. recuperate i materiali. Siamo un regno di contadini e mercanti. Persino contadini e mercanti combattono con una buona vita. Ok, un nuovo viaggio rapido, ragazzi. Quindi ci stiamo di... E focche, avete viste? Ok, ci stiamo dirigendo all'accampamento nemico per fare bisboccia, comunque per menare le mani. Quindi vediamo un po' come andrà la cosa. Essere molto cauto qui. Ma va che cauto! Linguaggio, signorina, c'è una signorina. Andiamo a salvare il tutore che vedo che è a terra, che mendica aiuto. Ah, infame, infame, top infame. Posso rianimare il futuro re Oswald prima che ci lascia le penne prima del tempo? Ecco qui. Allora, abbiamo qualcosina qua. Brucia i carri e carico. Sarà questa parte dei carri. Dobbiamo trovare una fonte di fuoco. Aspettare che ci si incendi la punta della freccia, ok? Preso fuoco, ottimo. Penso stia prendendo fuoco un po' tutto lì, quindi possiamo dirigerci. Ah, c'è anche un'ampolla lì sopra, forse, sì. Era messa lì apposta. Là. Liberiamo questa povera persona. L'ho ucciso invece di liberarlo, vabbè. Sono cose che capitano. Bastava aprire. C'è qualcun altro che vuole darci fastidio? Ok, spariamo lì. Dovrebbe prendere fuoco. Troviamo anche una chiave lì, eh. Quindi questo proviamo a prenderci in furtivo, cosa dite? Ok. Ecco qua, abbiamo il bossone. Provvediamo a dargli un colpo di quali seri.
Allora, c'è un pezzo di un set. Ma dai, forziere chiuso. Sì, dobbiamo trovare il la chiave, che però ricordate abbiamo visto il... Vediamo qui, lettera imbrattata di Dromela. Abbiamo preso la prodo del serpente, la via del trionfo libera per Reud. Abbiamo devastato questo regno, i suoi guerrieri scorazzano come polli senza testa. Senza un re che li guidi in battaglia, l'anghia orientale ormai è nostra. Aiuto, adesso vi libero. Ecco qua. Non rompiamo la porta della gabbia, se no li ammazziamo. Non va bene. Allora, io avevo visto, ecco qua la chiave. A questo punto sono curioso di vedere. Tanto diamo fuoco qua. Qua idem. E qua sono curioso di vedere che set sarà, perché mantello del maestro, ragazzi. Vediamo che set è. Allora, è un altro set praticamente della scuola del corvo. Guardate com'è bello ignorante col pellicciotto grosso. Vabbè, noi intanto mi potenzio anche il mio mantello, visto che posso farlo. Ecco, gli altri. Quindi set del maestro, un altro set del corvo, non ho ancora trovato set del, come si chiama, dell'orso come scuola. Abbiamo ancora qualcuno vivo lì. Cos'è sta cosa che non deve esistere? Colpiamo, vai. Ah, ci mancava solamente che prendevamo fuoco. Ragazzi, spegniamo le fiamme andando in acqua. E purtroppo si viene shottati per le fiamme. Fanno ancora più male che le fiamme di Odyssey, credetemi. Allora. Abbiamo un altro nemico. Fuoco. Ci sono altre. Ma ragazzi, continuano ad arrivare i nemici o mi sbaglio io? Fortuna che si possono assassinare easy, ma sembrano quasi infiniti in questa parte del gioco. Bene, continuano ad arrivare. Il problema è che come, se devo continuare ad assassinare nemici, come posso dar fuoco alle ultime casse? Vediamo se prendono fuoco. In teoria sì. Vediamo se prende fuoco anche l'altra. Ok. Prendiamo fuoco un'altra freccia. Ok, ne abbiamo una là, delle casse là, vedete? Compriamo questa. Oh, in teoria ce l'abbiamo fatta. Scorta Finnir al tesoro. A meno che il set del maestro non ce lo diano proprio di trama, eh. Un set del corvo.
ci viene dato di trama. Dov'è Finnir innanzitutto? Si era già data gambe. Quindi ragazzi, prendiamo un'imbarcazione senza Finnir. Dove sarà? Non lo sappiamo. Speriamo che si sia teletrasportato là. Per l'amor dei buoni. E non dico chi. Allora, vediamo. Voi non avete idea di quanto sia rigida questa imbarcazione da manovrare. Allora, fatemi vedere sulla mappa perché era ancora qui Finnir. Però avete visto anche voi che ci ha mandato lontano per un attimo. Per un attimo ci ha fatto vedere che dovevamo andare nell'altra direzione, tracker. Ah, sei qui Finnir. Ok. Andiamo al tesoro, seguimi. Adesso si è messo a posto il tracker. Ah, ora ci siamo. Cos'hai trovato? Una cassa di monili d'argento. Più che sufficienti per accontentare tutti. La porteremo alla nave. Una dura battaglia. La prima di molte, Oswald. Sei pronto a combatterle? Questo sarà il mio dono per i fratelli. Ho ricchezze tali ad Elmenham da lasciarli a bocca aperta, ma questo sarà un simbolo della mia dedizione alla battaglia. È un buon inizio. Porta tutti i tesori che puoi a Northwich, poi convoca i fratelli. Ci vediamo là. Ok, avrò il valore di un norreno e possiamo continuare la nostra missione. Allora, due punti abilità, ragazzi, non so dove metterli, credetemi, perché... Allora... Dunque, di qua abbiamo detto di no, perché andiamo su... andremo sui danni abilità, la tengo buona come ideologia. Qui incrementava i danni con lo scudo leggero, quelli a distanza non mi interessava. I colpi alla testa non mi interessa per il momento. I danni pesanti, vai. E questo è il trucco dell'assassino. Non mi interessa prendere questa abilità. A distanza non mi interessa, anche perché poi vabbè, ci sono due abilità che potrebbero essere carine. Qua abbiamo l'inversione del proiettile. Non mi interessa prenderla come abilità. L'arco da predatore per il momento non so ancora che arco userò, quindi non vado a prenderlo. Allora, qui ancora i colpi alla testa, qui abbiamo i danni abilità che potrebbero interessarmi, quindi faremo i danni abilità come secondo punto, ecco qui, e qua abbiamo l'illusione e poi andiamo sul veleno e a distanza, ok, non mi interessa prendere niente. Incomincerò a pensare magari di andare sulle abilità, quelle rosse da mischia, adesso poi. Quindi un ritorno trionfale, nuova missione disponibile. Ma noi non possiamo farcela tutta a piedi. Quindi, mondo. Guardate quanta strada dobbiamo fare. Ed è vicino a un approdo. Quindi sopportiamo un nostro viaggio rapido. E andiamo all'approdo. Eccoci qua. Bellino come si trasforma il set del corvo, come mi piace questa cosa che ogni set può essere portato nella categoria eccellente. E prima che me lo chiedete, non sono riuscito a comprarmi il cavallo, quindi ho comprato per 100 pezzi parabracci del Drogher, che erano in vendita oggi da Reda, cioè tutta la settimana sono in vendita da Reda, e quindi li ho spesi lì. È un set del lupo, sperando di poterlo far tutti il set del Drogher, perché mi piace molto esteticamente. Poi non so se metteranno il Transmog per cambiare il colore dei pelli, il cuore, scusate, la
l'apparenza, il modo in cui appaiono su personaggi i pezzi, come fecero per Odyssey, si metteranno la possibilità di creare tre set diversi, così magari ce ne facciamo uno per ogni scuola. Non lo so, per Odyssey ne potevamo equipaggiare ben 5, quindi avrebbe un senso potenziare anche le varie passive delle varie scuole, comunque delle varie tecniche, lupo, orso e corvo. Per il momento, siccome il gioco è stato lanciato da meno di una settimana, vi ricordo, io sarei dell'ottica di continuare a giocare con l'abilità del corvo. Quindi, allora, muoviamoci. Ed eccoci qua. La cutscene parte come arriviamo. E vediamo cosa succederà tra i fratelli e Oswald adesso che lui gli ha portato uno scudo, da quello che abbiamo capito. Comunque per farsi accettare, far vedere che anche lui sa combattere. Veramente l'abbiamo rianimato e non ha fatto nient'altro, però va bene così, dai. Nessun fiero guerriero danese si farebbe guidare in battaglia da questo rammollito. Può darmi tutti gli scudi che vuole. Intendi dire che rifiuti i miei doni, brother? Mi stai facendo perdere tempo. È un'offerta generosa, fratello. Sarebbe stupido rifiutarla. Se rifiuti, l'onore della tua stirpe sarà macchiato per tutte le generazioni a venire. Stanne fuori, morso di lupo. Accetta il dono, abbiamo altri problemi. Un uomo di Rue. Sì, ficcava il naso vicino alle mura, cercando un modo per infiltrarsi con mezza dozzina di uomini. Se ce n'è uno, ce ne saranno altri. E ora lo sapremmo se non l'avessi ucciso. Ero andato a svuotarmi e mi ha colto di sorpresa. Ho dovuto scegliere tra lui e il mio arnese. Dove ha incontrato quest'uomo? Dove l'ha incontrato? Appena fuori dalle mura di Norwich, proprio sulla riva. Staranno cercando una via per far infiltrare i loro incursori. Gesù. Ci serve un prigioniero da interrogare. Andrò io. Voi restate qui e non fatevi vedere. Se avvisterò qualcuno di sospetto, lo porterò qui. Ok, allora. Trovi e sconfiggi un ricognitore di Ricognitori di Reud. Rued saranno accampati vicino al fiume, fuori dalle mura. Vediamo. A livello di mappa, ne abbiamo uno vicino, possiamo andarci vicino al ponte, l'avete visto, quindi possiamo passare di qua. Non so se dobbiamo picchiarlo a mani nude o se possiamo pestarlo con l'ascia, eh. La zona è questa. Là, uno degli uomini di Rued. Allora, io nel dubbio tolgo l'ascia, perché se dobbiamo prenderlo vivo. Però vedete, non la possiamo rimuovere, non so come si rimuove un'arma. Proviamo. Aspetta, aspetta. Che stai facendo? Io allevo solo maiali. Non sei un po' troppo armato per allevare maiali? Sta giù, Verne. Ho degli amici che vorrebbero parlarti. Mettimi giù, te l'ho detto, allevo vacche. Lasciami andare, danese. 2 secondi fa hai detto di allevare maiali. Non c'è nulla di strano, allevo molti animali. Sei danese quanto lo sono io. Risparmia il fiato, bugiardo. Vai! Ok. Allora. Passiamo di qui. E si torna a Northwick.
qua. Ok. Vabbè, ragazzi, in qualche modo bastava arrivare con il prigioniero sul cavallo, per fortuna, eh. Allora, forza, forza, vediamo cosa da dirci questo tizio qua che lavora per Wade. È Rued che ti ha mandato qui. Parla e forse vedrai sorgere il sole. Sporco maiale. Non ti farai degli amici così. Un insulto del genere merita la morte, ragazzo. Io dico di ammazzarlo. Non dargli il tempo di riprovarci. Te lo chiederò di nuovo. Perché ti aggiravi intorno alle mura di Northwich? Sono venuto a porgere i miei omaggi, mio signore, a Oswald, la donnicciola più famosa dell'Anglia. Parla, forse ti lasceremo vivere. Perché sei qui e forse te ne andrai con la testa sul collo. Leccami il buco del culo. Aspetta che tiro fuori la lingua. Dimmi, come si sente ora il tuo culo? Quando il braciere di Dunwich sarà acceso, Rue dei suoi attaccheranno. Vogliono entrare a Northwich dal suo muro più debole. Voi danesi d'Anglia vi siete rammolliti ormai. Rue ti saluta, mia signora. Lo rivedrai molto presto. Ti terremo in ostaggio. Potrebbe ancora esserci utile, sì. Se qualcuno dubita impunemente del tuo coraggio, questa è la risposta. Non permetterò che nel mio regno sia versato sangue inutile. Mai più. Risparmiarlo era un rischio. Valdis, quest'uomo sembrava conoscerti. Rued era mio marito. Tuo marito? Sei già sposata? Lo ero. Siamo separati da 5 estati. Non mi sarei mai aspettata di trovarlo qui. Né lo avrei voluto. Possiamo difendere l'Anglia orientale solo rimanendo uniti e incolumi. Con Rued che imperversa non faremo niente di ciò. Devo parlargli di persona. Da uomo a uomo. Non c'è posto per lui nell'Anglia. Sarò io a dirglielo. Bene, domani inizierò a cercare un nuovo re. È stato bello conoscerti, mio signore. Rued si mangerà i tuoi polmoni per cena, Oswald. Ti conviene lasciarlo stare. Se voglio essere un re degno, devo incontrare l'uomo che ci tormenta. Accenderò il braciere di Dunwich, dunque lo affronterò. Sei certo di volerlo fare? Un incontro con Rued in campo aperto è rischioso. Non c'è altro modo. Dobbiamo affrontarlo. Non possiamo esitare. Vieni, Oswald. Si va a Dunwich. E ovviamente mi aspetto di trovarvi tutti là. O l'eco della vostra codardia risuonerà nelle parole delle saghe. Ok, certo, ragazzi. Siamo veramente a tempo limite. Quindi io vi saluterei qui. Non parlare per noi. No? Ecco, intanto ci stanno salutando tutti. Noi ci vediamo per il prossimo episodio di Assassin's Creed Valhalla. Se vi è piaciuto ovviamente lasciate like, oppure come vi chiedo sempre iscrivetevi al canale attivando la campanella in alto a destra, saprete quando vi pubblico un nuovo episodio di Assassin's Creed Valhalla, che vi vado ovviamente a registrare subito. Ciao ciao a tutti!